Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Quello che troppo spesso si trascura invece è che siano da oltre un anno alle prese con un caos istituzionale che ha determinato gravi danni per i cittadini, che sono visti tagliare le risorse destinate alla scuola, alle strade, alla formazione, alla difesa del suolo, all'occupazione e al lavoro, proprio a causa delle norme che tendono a svuotare le istituzioni provinciali. Il concetto importante è che a nostro avviso questa riforma deve essere fatta solo con riforma costituzionale e facendo veramente, come si è detto più di una volta in commissione, un ragionamento più ampio e complessivo. Come quasi sempre accade in questo Stato, non c'è nulla di più definitivo di quello che nasce come provvisorio, che ancora una volta ai sindaci o ai consiglieri si chiede di prestare opera pubblica gratuitamente. Ancora una volta i sindaci che sono diventati già esattori a nome e per conto dello Stato, che soprattutto quelli virtuosi che hanno dovuto con la loro capacità virtuosa e quindi col patto di stabilità rimediare agli errori fatti dallo Stato, beh, ancora una volta agli stessi sindaci, agli stessi amministratori locali, e concludo, che non sono, che ormai sono veramente quasi con l'acqua alla gola, viene chiesto di fare un sacrificio a nome di altri, ancora una volta di chi? A nome del Stato centrale di Roma. Volevo soffermare la vostra attenzione sul risparmio reale che si otterrebbe con l'abolizione delle province, perché di questo si parla alla fine, no? Vogliamo creare un capro espiatorio che nasconde poi quelli che sono i veri sprechi della nostra gestione politica. Da uno studio fatto dal CIGA di Mestre pare che il risparmio ammonterebbe a circa 500 milioni, cioè un'inezia rispetto ai 13 miliardi valutati del costo della politica. Ma mi permetta di dire che ci sono anche delle province, come la provincia di Vicenza da cui provengo, che funzionano, che sono virtuose e che grazie alla loro efficienza offrono dei servizi importanti ai cittadini. Adesso, Presidente, noi in sessione di bilancio vogliamo votare un disegno di legge che la stessa Corte dei Conti dice che produce oneri. Si rivolga alla Presidenza, per favore. La spending review è stata proprio l'ente provincia, e in particolare l'ente provincia di Venezia paga in 30 giorni i propri fornitori nonostante sia soggetta anch'essa al patto di stabilità. Allora, di quali conti rosso stiamo parlando? Di quelli del Sud forse? Abbia il coraggio di mandare a casa gli amministratori che non sanno fare il proprio dovere, abbia il coraggio di andare a sanzionare coloro che hanno rovinato la democrazia di questo paese. Non se la prenda con chi invece tutte le mattine si alza per dare risposte ai cittadini e che ci ha messo la faccia. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.